Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Crash Nitro Kart. Andiamo a fare l'ultima reliquia che c'è rimasta. Ok, non era proprio il modo migliore per iniziare. Andiamo a fare l'unica reliquia rimasta in questo mondo, ovvero tuoni e fulmini. Chi è che ho usato nello scorso video? Vabbè, adesso andiamo con Crunch, non mi ricordo affatto, però non dovrebbe fare molta differenza. Questa è una pista che mi ricordo essere abbastanza difficile. Bene, eccoci qua. Il tempo della reliquia è di 2 minuti e 15. Quindi, vabbè, lo sapevamo già che questa era una pista molto lunga. Però significa che non ci sono molte casse tempo. O se ci sono non tolgono chissà quanti secondi. Ok, l'ho fatto un po' una schifezza sta parte. Però l'importante, come sapete, è prendere le casse. Poi certo, bisogna anche andare velocemente, altrimenti si rischia di fare un tempo schifoso. Però prima di tutto bisogna prendere le casse, e quello finora lo sto facendo abbastanza bene. Purtroppo non sempre mi è capitato in questo walkthrough. Ok, tipo che dovrei già ricominciare per principio, però io voglio fidarmi e continuo. Comunque, parlando del walkthrough, in un commento mi è stato non mi ricordo chi ha fatto questo commento, scusa, mi è stato suggerito di non fare in modo completo l'avventura col team di Cortex, ma tipo solo qualche corsa, poi far vedere i filmati, perché alla fine dovrei praticamente fare due volte la stessa cosa, che sarebbe praticamente inutile. E io in linea di massima sarei anche d'accordo, però ditemi voi cosa preferite. Volete che io faccia l'avventura completa con il team Cortex o solo alcune corse con i filmati dei boss? Vabbè, dei filmati di tutta l'avventura con le gare contro i boss? Fatemi sapere. Anche se io sarei propenso proprio a dire, a fare come mi ha scritto quell'utente, perché veramente non potrei stare chissà quanti altre parti con questo walkthrough. Vorrei passare a Crash to Insanity, almeno quello lo finirei in poche parti di sicuro. Comunque nel frattempo qui no, perché ho fatto sta cosa, volevo prendere queste due casse per fare prima, però mi sono trovato un pochino più indietro rispetto alla cassa e purtroppo ormai mi ero fermato, tanto valeva prenderla. Ok, non mi sa che stiamo andando molto male. Siamo al secondo giro, già oltre il minuto. L'ho detto, la platino è 2 e 15. Contate che sono caduto giù. Comunque sto gareggiando un po' uno schifo. Le casse sto prendendo, ma purtroppo non contano solo quelle. Maledizione. Lo sapevo, dopo essere caduto avrei dovuto riavviare subito senza neanche pensarci. Forse erano queste casse alla fine che mi creavano problemi. Sinceramente non mi ricordo. Ok, adesso ci sono un sacco di casse a destra. Vediamo un po'. Ah no, ce n'è solo una. Mi sono sbagliato. Mannaggia, come la sto facendo lenta sta parte. Che palle. Dai, cerchiamo di darci una mossa, che qui non ci dovrebbero essere molte casse. Ovviamente mi lascio sempre le più scomode nell'ultimo giro. Che palle. Oh. Poi ovviamente le lascio in un modo molto difficile da prendere, perché una da una parte, una da un'altra. Però già è tanto che io riesca a prenderle. Ok, questa era difficile. No, mi sa che non riusciamo a prendere la reliquia. Guardate il tempo com'è. Io sto ancora molto lontano dal traguardo e non sto andando affatto veloce. Porca, perché non ho già... Vabbè, riavviamo, dai. Abbiamo capito che era un tempo molto, molto schifoso. Ok, adesso sono più fiducioso perché so più o meno cosa devo aspettarmi. Diciamo che forse ho un po' troppo... un po' troppo cosa? Ho mancato tutte le casse. Dicevo, ho un po' troppo sopravvalutato la pista, perché mi ricordavo che quelle casse alla fine fossero tipo difficili da prendere. Però le due che ho preso non mi hanno creato problemi. Magari era quella a destra, non lo so. Vedremo alla... spero di vederlo in questo tentativo. Vabbè ragazzi, fare tutte le reliquie in modo troppo facile sarebbe stato un'esagerazione, soprattutto dopo tutte le difficoltà che ho incontrato nelle prime reliquie. Io devo comunque cercare di
mantenere un certo livello di gioco. Non posso essere né troppo bravo né troppo schifoso. Questo è quel momento nel video in cui dico un sacco di stupidaggini per prendere un po' di tempo, dato che non è chissà cosa abbia da dire. Se avete notato prima, ho lasciato tre casse, ora le prendo tutte perché queste qui danno un fastidio. Dicevo, ho lasciato tre casse lì come uno scemo. Cercherò di rimediare nel prossimo giro, magari prendendole tutte e tre, così nell'ultimo potrei recuperare un po' di tempo. Meno male che ho scelto quello che dovrebbe essere più veloce dei tre. Ste casse che compaiono alla fine, bah. Oh mamma mia, stavo per saltare sopra la cassa. Forse era quella che mi creava problemi, o è semplicemente il mio solito problema con sto gioco. Non so mai come cavolo si facciano i salti. Ok, mi sono lasciato alla fine due casse, anche abbastanza scomode. Spero di non mancarle. Andiamo su tre qui. No, ovviamente non dovevo prendere quella da due. Ma vi rendete conto? Vabbè, meno male non c'era davanti quel tronco pieno di spine, quindi non dovrebbe essere un problema. A parte che quando le lascio è sempre un problema. Ho troppa paura di sbagliare. Ragazzi, in questo video mi sto rendendo conto che è meglio fare come mi ha suggerito quell'utente, perché non so cosa dirvi. Oggi mi trovo molto spiazzato, e pensare di fare un'intera avventura con quegli idioti, che è praticamente la stessa identica cosa, devo dire che mi fa un po' paura. Penso anche che anche per Dragon Ball modificherò un po' il modo di fare video. Non vi farò vedere tutti i combattimenti delle modalità, perché chissà quanto potrei metterci per prendere tutti gli oggetti. Dai, non è una cosa, non è una possibilità che posso prendere in considerazione. Devo per forza tagliarvi la maggior parte dei combattimenti. Al massimo vi faccio vedere come prendere tutti gli oggetti, perché alcuni si prendono in modo casuale, altri invece bisogna usare certi personaggi per poterli prendere. Tipo l'ultimo oggetto che ho preso nel gioco, dico l'ultimo in assoluto, lo si prende facendo il gioco di Cell con Super C17. Ora non so se accade sempre così, ma dopo un sacco di tentativi andati male con altri personaggi ho usato lui e ci sono riuscito. Ora mi direte com'è che ha usato proprio Super C17. Ma niente, cercando un po' su internet mi sono imbattuto in un forum in un topic, diciamo, del 2005, quindi, o 2004, mi ricordo, quindi proprio poco dopo l'uscita del gioco. E lì comunque c'erano utenti che cercavano di capire come prendere gli oggetti, e uno diceva proprio che per prendere l'oggetto che mancava a me bisognava usare Super C17 nel gioco di Cell. Vallo a capire, cioè uno come dovrebbe saperla una cosa del genere. Grazie, proprio per farmi. E dai, prendi la cassa. Grazie, ce l'abbiamo fatta. Con un piccolo brivido finale. 8 minuti, che schifo. Vabbè, non poteva andarmi sempre bene, immagino. Ci manca l'ultima coppa da fare adesso. No, non sbagliamo qui. Io sono abbastanza pignolo, sarei capace di ricominciare il video solo perché ho sbagliato a scrivere il mio nome. Ma vabbè, non sono così demente, sul serio. Ok, non mi interessa, tutto molto bello. Dai, muoviti con questo salvataggio. Vabbè, io direi che possiamo andare direttamente nel cavo. Anzi no, prima vediamo la reliquia che viene assegnata, tanto per... Adesso possiamo andare nel cavo. Eccoci qua. Ci manca solo la gemma verde e l'affronteremo con Coco. Di sicuro adesso non posso sbagliare la scelta del personaggio. Speriamo che siano piste corte. Ah, già va bene. Allora, io ho ricordi orribili su questa pista. Non so se vi ricordate, ma sia il gettone che la reliquia mi richiesero un sacco di tentativi. Soprattutto il gettone, o meglio, in proporzione. Probabilmente ci avrò messo più tentativi per la reliquia, ma quelli del gettone non me l'aspettavo proprio. Quindi mi hanno fatto arrabbiare di più. Allora, dato che in questa corsa ci sono due scorciatoie, di cui una che fa risparmiare un bel po' di tempo, vediamo di prenderle magari per accelerare i tempi. No, ho chiesto troppo. Ma poi perché non... Ma
scocciatoie che dovrebbero essere facili da prendere, ma evidentemente se non ci arrivo con le tre scivolate non ci riesco. I salti in questo gioco mi hanno ucciso letteralmente. Ok, ma avete visto come ha lisciato quel missile? Cioè, senza i 10 frutti fanno schifo le armi. Oh, ma che la maggior parte delle... Oh sì, vabbè, se non riesco neanche a prendere quello. Perché non riesco più ad andare in modo veloce e soprattutto guidando bene? Se faccio su turbo scivolato e non riesco ad andare dove voglio io. Mamma mia, che schifo. Dai, cerchiamo di rifarci adesso, in questo preciso istante, dai. No, sto andando in modo lento, la scocciatoia non la posso mai prendere. Sì, tra l'altro rischio anche di non vincere così. Che cavolo di intenzioni ho? Dai, almeno questa cosa può rendersi utile una volta, le armi infinite. Crunch, magari se ti levassi davanti. Cioè, guardate il missile. Oh, ce l'ho fatta a colpirlo. Dai, Crunch, vai via. Mannaggia, non ci riesco, una cosa impressionante. Sono quarto. Cioè, ti vado a guidare nell'acqua. Mamma mia, che schifo di performance. Che poi mi stanno capitando sempre acqua. Cioè, addirittura il gioco che mi vuole aiutare per quel che può. Mamma mia, dai, per favore. No, niente, mi sa che ho perso sta gara. Oddio, che schifo. Quarto, dai, non posso arrivare quarto. Almeno secondo. E che cavolo. Ma una volta che mi esca qualcosa di utile. No, e arriviamo secondi. Che modo orribile per iniziare questo torneo. Vabbè, siete che è proprio sta pista che mi fa schifo. O sono io che non ci so guidare. E vabbè, vabbè. Purtroppo è andata così. Passiamo oltre, non pensiamoci più. E vai, un'altra pista dove conservo dolci ricordi. Sì, vi ricordate quella volta che ci ho messo 40 minuti per prendere una reliquia? Era questo livello. Maledizione. Ok, ora dovrei essere in grado di prendere quelle due scorciatoie in croce che ci sono. Ok, Coco che continua a dire robe che io non comprendo. Non comprendo quale lingua sta parlando questo idiota. Ok, siamo primi. Che purtroppo è diventata una cosa epocale in questo Wolf Flu, essere primi. Dovrebbe essere la normalità in questo tipo di giochi. Ok, wow, sono riuscito a prendere la scocciatoia senza neanche cadere giù, anche se stavo per farlo, incredibile. Ah, adesso viene un'altra parte complicata, con queste cavolo di lame rotanti. Vabbè, più che altro nella reliquia era difficile perché dovevo prendere le casse. Qui posso andare in modo più libero. Oh, che bello fare il giro tondo. Anche se poi rischio di perdermi. Come lo fa questa? Si ferma. Ah, è vero, quelle mine non servono neanche per rompere il missile. Ci passa tipo attraverso. Che palle, non ha senso sta cosa. Ma da dove mi è arrivato sto missile? Ma mi è arrivato da sinistra, dall'alto. Ma com'è possibile? Ma la fisica del gioco proprio. Probabilmente è stato lanciato da un tizio senza frutti pumpa, perché andava talmente storto quel coso. Altrimenti non riesco a spiegarmi come abbia fatto a colpirmi. Io continuo a non vincere con tranquillità. Magari è proprio il gioco che è difficile, io non me lo ricordavo. Però boh, magari è semplicemente Coco che è lenta, dai. O forse è questa, non lo so. Certo, se è il gioco ad essere difficile, io dovrei essere felice, dato che una cosa che rimproveravo a Crash Team Racing era il fatto che gli avversari erano inesistenti. Oh, finalmente un oggetto utile per una volta. Davvero, l'unica cosa in quel gioco che mi ha fatto un po' faticare sono state le reliquie. Ma quando mai? Quelle anche nel gioco più facile del mondo devono dare fastidio. Dai, sembra che io stia riuscendo a rimanere stabilmente primo, non lo so, c'è Oxide lì dietro. La cosa che mi... Ma come faccio a prenderla sempre? La cosa che mi preoccupa è che... Cioè, scusate, la cosa importante è che Dingo Dile rimanga lì dietro. Non voglio rischiare di perdere. Certo, vincere due corse mi garantirebbe la vittoria, però non si sa mai cosa potrei combinare nell'ultima corsa, che tra l'altro non so neanche qual è. Però boh, a sto punto una vale l'altra. Non fa davvero alcuna differenza. Perché tutta sta difficoltà nel parlare oggi? Mannaggia. È che oggi proprio non avevo voglia di fare video. Sapete, io il sabato vorrei passarlo tutto sul letto a non fare nulla.
Però non è che posso fare così ogni volta. Ok, non era neanche tanto corta sta pista poi. Sì, ok, tutto bello, finalmente sono primo, che è la cosa che mi importa di più. Vediamo qual è l'ultima corsa. Ah, non dovrebbe essere difficile. Dai, forza e coraggio, iniziamo a prendere bene le scorciatoie e poi magari senza fare idiozie di alcun genere. Ma tu guarda chi è stato, voglio sapere chi è stato quell'infame maledetto. Dai, questa volta non è stata colpa mia. Io avevo visto tutti quanti che avevano sorpassato la cassa. Però chi se ne frega, tanto c'è questa scorciatoia che, se non mi ricordo male, fa risparmiare un sacco di tempo. Anzi, è proprio così, si può vedere tranquillamente sulla mappa. Mappa che un utente mi ha fatto notare che è davvero sballata. Ma questo l'avevo già detto. Soprattutto in questa pista mi pare che faccia robe assurde. Vi ho fatto l'esempio forse dall'uscita dall'orologio lì. Comunque fa schifo la mappa del gioco, una delle tante cose fatte un po' così. Però lasciamo perdere la maggior parte delle colpe del mio giocare da schifo, e appunto sono mie. Ok, prendiamo la rampa qui magari, grazie. Ok, avete visto che accelerato ha fatto il pallino mio sulla mappa? Ma sì. Vedete la, quando faccio la scorciatoia, veramente potreste accorgervi di qualcosa di osceno. Perché mi ha detto quell'utente che forse la mappa è fatta male perché i pallini seguono un percorso percorso fisso, quindi improvvise accelerazioni o comunque scorciatoie fanno impazzire la mappa. Avete visto la scorciatoia come ha fatto? Mentre in Crash Team Racing il pallino era libero, diciamo, poteva anche uscire fuori dalla pista fino a un certo punto. Vabbè, lasciamo perdere. Intanto questa pista la sto vincendo proprio a mani basse. È così che io mi aspettavo tutto il gioco. Certo, non è una cosa positiva, però è quello che mi ricordavo io. Magari è sta pista che mi risulta più facile delle altre, non lo so. Ma quando si riesce a prendere bene una scorciatoia, vedete che questo è il risultato. Che cavolo mi ride quest'altra, non c'è nulla da ridere. Vabbè, dopo due video molto buoni, uno così così, cioè non è stato neanche orribile, uno così così me lo posso anche concedere, perché alla fine ho sbagliato un tentativo per la reliquia, ma me lo aspettavo in quella pista. Poi vabbè, che sono arrivato secondo nella prima corsa, chi se ne frega, cioè l'importante è arrivare primi alla fine del torneo. E mi sa che ci siamo riusciti. Ecco, perché non riesco a girare così bene anche nelle altre piste? Boh, che poi lo sto facendo anche in un tratto stretto che dovrebbe essere molto più difficile. Li ho umiliati letteralmente, mamma mia. Ok, abbiamo vinto anche l'ultimo torneo dei quattro. Io direi di fermarmi qui. Forse il video verrà un po' corto dopo tutti i tagli per i caricamenti eccetera eccetera, però non mi sento di iniziare un'altra reliquia, potrebbe durare troppo, anche perché quelle di Tecni sono molto difficili. Rotta iperspazio non la nomino neanche perché sarebbe da pazzi provare a farla. E vai, eccoci sul podio, che non fa vedere nessuna gemma verde, solo Coco che si guarda le unghie perché è smorfiosa. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Da Gianchino è tutto, ciao ciao.